un'altra volta qua. Allora, prima siete stati testimoni, no? Sono stati testimoni del fatto che avendo utilizzato il Cella e poi soprattutto il Cella qua era tutto completamente rosso. Adesso è sparito qua, vabbè, infuocato proprio. Me sono tagliato. Allora, mo che dico, è sempre nello stesso giorno, dico, visto che è successo questo, proviamo un'altra volta, proviamo con un altro sapone, vediamo se fa la stessa cosa. Logicamente qua ormai ho fatto e rimane così. Uso sempre sto benedetto strand bar, vediamo un po' che succede. Nel frattempo, comunque sia, visto che si parla di fuoco, festeggiamo con questo, che sarebbe? Fuoco dell'Etna. C'ha tipo 50 gradi, vabbè, fammelo vedere un attimo. Si vede? Oh, e dai, Eccolo, ecco, là. 50 gradi. Questo va sorseggiato. Con calma, va gustato proprio. Sorseggiato, perché se no so dolori. Questa è benzina. Sì, sì. La vecchia super con piombo. Allora, eccolo qua. Rosso. Alla vostra salute. Alla salute. E chi ci va male? Spettacolare. Proprio. Quindi, come aftershave, questo non si può mettere. Te lo posso garantire. Allora, niente, dai, continuo col discorso, però stavolta voglio mettere, vediamo se ce l'ho qua, tu ce l'ho, tu non ce l'ho, ce lo mette un po' di prebarbino, prebarbino, vediamo un po' che ci mettiamo, bergamotto, tabacco verde, ma ci metto un po' di tabacco verde, ma sì, bisogna, sono teste bisogna fare, perché, cavolo, ma so, ecco quando io parlo del... Ma non voglio dire troppo, perché sennò magari non mi risquarto un'altra volta, sembra che so di cose sbagliate, no? Però il fatto della mandorlina non è che tanto mi abbia aiutato. Sì, che poi è strano, hai visto il controllo, l'ho fatto, ma ero rosso soltanto e solo qui. In questa zona bassa del collo. Esatto, è strano qualcosa, capito? Comunque la mandorla irrita parecchio. Anche se credo non a tutti, perché io a casa ho qualche sapone mandorlato e questo effetto non ce l'ho. No, ma io pure l'ho utilizzato già il Cella, però ho notato che chi usa comunque sia, almeno pure io, se uso basi mandorlate, tendo comunque sia a questo problema. Boh, no, intanto aspetta, mi faccio accompagnare perché fino adesso non l'ho provata. Guarda bene che c'è scritto, non guarda soltanto il disegno provocatorio, ma la sera... di TFS le pin up 4 e 7 del pomeriggio, direi che ci sta tutta. Sì, poi abbiamo mangiato, quindi a maggior ragione sarò più collaborato di prima. Invece di fare una cosa fatta bene la faccio la peggioro. Senti, un speziato pepe. Spettacolo. Com'è? Spettacolo. Eh sì, perché poteva essere la metta, poteva essere la soia, ma io sono sicuro invece che è il sapone che non mi ha dato sì, perché per come hai detto tu ci sei andato molto leggero con la mano, ma non hai calcato più di tanto. Penso che si è visto pure, sì, non sì. È che gli andavo più tanto pesante, però mi ha fatto sto scherzo e ha detto, vabbè, sai che faccio? Allora la provo e vedo se è, escludo, se è il rasoio, se non è, buonanotte. Ecco. Sì, siamo pronti. Allora, mo se diventa una maschera di sangue vuol dire che era rasoio. Senti, picchio che fischia, quando dico che picchio fischia, non ci vede nessuno. Fischia, è come se fischia. No, perché c'è la cortezza a giocare con te. Sì. Se no mi si mette, là sotto mi si mette e comincia a fischiare. Effettivamente lo sento un po' più morde sto rasoio.
giusto o secondo te è troppo aggressivo? No, no, va bene, considerando comunque sia che c'è una barba dei 3 giorni. Mm-hmm. Senti come... Sì, sì. Io ad esempio la faccio stasera, indomani verso mezzogiorno l'una ho i chiodi, proprio i chiodi, posso grattare il formaggio. Io invece lo scratch, adesso quando gli attacchi... Sì, 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 sì. E sinceramente parlando, a me del BBS non me ne frega niente. Io, lo, come ti dicevo prima, la faccio ogni sera e non mi interessa avere la pelle liscia, 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 liscia. Appunto per avere qualcosa per l'indomani. Beh, esatto, io pure. Tranne che ho qualche evento importante, allora la faccio più fitta, più... Seconda passatina obbligua, vediamo che succede. Per il momento non è ben successo niente. Altra passata. Dopo faccio la picchio che stava usando il sapone. E se lo stava mangiando pure. Lui ci capisce. Per sorpicchio. Infatti quando c'è il sapone nuovo, di solito glielo faccio annusare a lui. Sì, sì, sì. Allora, se se lecca la lingua, il naso. Allora è buono. Apprezza. È buono. Se invece proprio se ne va e starnutisce, vuol dire che non gli è piaciuto. Sì. Il naso del cane penso che non ci sta. Che te ne sembra? Però senti parecchia la lametta, adesso te assicuro. Poi con i baffi certo non è una cosa facile, agevole. Eh sì, perché devi spostare, devi stare attento a non rovinarli. Ecco qua. Vedi punti di irritazione? Zero, assolutamente. E allora escludo rasoio. Escluto. Vedi se confermo. No, allora, per essere onesti e chiari, mi tocca riusare. Che mi tocca riusare? Il Farinic, no? Vedere se mi dà problemi sul viso. La cosa che mi dispiace dello slant è che ti rimane un po' difficile regolare le basette, perché essendo storta, che poi diciamo che qua sì, la lametta fa una leggera torsione, non completa. Vedi? Sì. Rimane abbastanza dritta. Allora, siamo pronti? Oh, non c'è niente, eh? Mi devo fare del male fisico oggi. Oggi sono masochista. Tu mi dovevi fare la musichetta. Presentiamo un uomo che ci fa del male da solo. Engine, signori. Bruciore? Bruci, che effetto mi ci ho dato? Mo sai che dicono? Ah, mo ce l'ha con Nero Romagnoli. Sì, 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 sì. Ma si scherza, non si offende nessuno. Vero? Per carità. Hai capito? Ha capito? No, ti fa, hai capito? Hai capito? Allora, parla lontano, sembra che c'ho Michele Placido qua dentro, che c'ha la tonalità della voce che gli assomiglia parecchio. Parla da lontano, io faccio tipo una sorta tipo di intervista, no? Anzi, potevo pure far video con la voce tua, magari parlavi lentamente a gente, non, magari ti, oddio, chi c'ha questo là dentro? ha bruciato poco fa?
No, pizzica, pizzica, ma tu vedi rosso? No, no, parti scherzi. No, veramente. E allora? Perfetta stavolta. E allora diciamo che il rasoio non c'entra. Quando mi guardi così mi fai pensare, veramente, in uno Banfi e grandi magazzini con... con Placido. Sì. Direttore, e perché sei incazzato? E più contento. E corre, me lo sento. E il fuoco dell'Etna sta per salire, eh? Sì, infatti l'eruzione c'è, tranne quella cutanea che al momento non... Oh, non ci sta, che te devo dire? Zero irritazione, è venuta perfetta stavolta. Madonna, quello che avete visto prima, che schifo che... Vabbè, detto questo, ho detto tutto, se beccamo la prossima, mo me devo rifare crescere la barba per una settimana. Mi raccomando il 25. Ciao a tutti ragazzi, una buona serata. Ciao belli. Ciao. Ah, sbabata finale. Ba-da-ba-da-da-da-da-da.